Ripa era un antico borgo, noto fin dal X secolo d.C. Il nome Ripafratta deriva probabilmente da un'antica rottura degli argini da parte del Serchio, che si aprì l'attuale percorso nella gola tra il paese e Filettole. Dal punto di vista paesaggistico, Ripafratta rappresenta un unicum. Conta infatti, nel breve spazio di pochi metri, ben tre corsi d'acqua, uno di fianco all'altro. Il fiume Serchio, il canale Ozzeri e il fosso dei Molini. Sovrasta il paese l'imponente castello, edificato dalla consorteria dei Dai Ripafratta, nobili locali inizialmente legati a Lucca, passati poi sotto l'obbedienza pisana. Questi ampliarono l'antica torre esistente sul Colle Vergario, risalente al 970, trasformandola in una vera e propria rocca castellana, che acquisì poi il nome di San Paolino, patrono di Lucca, con un recinto a pianta poligonale irregolare, occupato al centro dalla torre quadrangolare e da altre due torri addossate alle mura. La rocca si sviluppò su impulso della Repubblica Pisana, sotto la cui influenza ricadeva, ma fu contesa dai vicini lucchesi in numerose occasioni, militari e diplomatiche, al punto che si trovò spesso da una parte e dall'altra del fronte fino al definitivo dominio fiorentino. Con l'avvento della polvere da sparo si rese quindi necessario un intervento di ristrutturazione radicale operato da Giuliano da San Gallo. A completamento del sistema difensivo, che è il suo fulcro nella rocca, sorgono sui monti circostanti due torri di avvistamento, la Torre Centino e la Torre Nicolai, entrambe datate XIII secolo. Dal primo documento che menziona la rocca, 1085 d.C., apprendiamo che la fortificazione, per la sua importanza, aveva già attratto intorno a sé un primo nucleo abitato, anch'esso difeso da mura. Il borgo, sviluppatosi intorno al XIII-XIV secolo come insediamento di sbarramento sulla strada, era anch'esso dotato di strutture fortificate. La più rilevante era la torre porta, che chiudeva la strada principale verso Lucca, fatta poi saltare dai tedeschi in ritirata nel 1944. Anche le fattezze del campanile richiamano la sua funzione militare in epoca medievale. Si entra nel castello per una porta nel cui architrave sono scolpiti due scudi. Il sinistro contiene il giglio e il destro la croce del popolo, entrambi simboli fiorentini. Si percorre poi un corridoio, costruito a man destra, in modo da costringere l'eventuale invasore ad esporre il fianco destro, quello della spada ma privo di scudo, alle mura. All'interno della piazza d'armi si erge la torre centrale, come detto il nucleo più antico del complesso. Alcuni scavi archeologici negli anni Ottanta hanno riportato alla luce altre strutture, tra cui l'originaria porta d'ingresso pisana sul lato opposto, un pozzo, una cisterna sotterranea e vari ambienti. Con il dominio di Firenze e la pacificazione che ne seguì, il complesso perse gradualmente di importanza e scivolò nell'oblio. Fino al secondo dopoguerra del Novecento, il suo interno era addirittura utilizzato come orto coltivato. Ad oggi si trova in condizioni di degrado, sebbene le strutture principali abbiano retto con forza il passare del tempo.
L'associazione Salviamo la Rocca è nata nel 2012 dalla unione delle associazioni del territorio che hanno messo da parte le proprie diversità per un obiettivo comune. Questo è il nostro obiettivo comune. Queste pietre, che non sono soltanto pietre ma sono il simbolo dell'identità del territorio, sono anche una prospettiva per il suo futuro, per il suo sviluppo economico, per il suo sviluppo turistico. È il motivo che ci ha spinto a chiedere con forza il recupero della Rocca di San Paolo. Un osservatore attento, il paese rivela numerose tracce di un passato nascosto. Iscrizioni, lapidi, resti di mura, un canale navigabile che attraversa il sottosuolo. E poi gli edifici storici e i piccoli e grandi capolavori artistici, come la Madonna di Rupe Cava, venerata da secoli prima nel suo eremo e poi qui in mezzo ai suoi fedeli. Io sono nato sulle ceneri della guerra e sono sempre vissuto nel mio paese, qui a Ripafratta, e ho l'abitazione proprio di fronte alla Rocca, che io la vedo tutti i giorni. Oggi si vede un po' peggio perché c'è tanta vegetazione, però io ho sempre visto la Rocca. Quando ero bambino andavo alla Rocca il secondo giorno di Pasqua. Era un nostro divertimento. La mamma ci dava una fetta di torta, si andava su e si mangiava e si giocava. Le piane della Rocca erano tutte belle, pulite, tutte, se non c'era né erba, niente, né pericoli. La Rocca era ancora, diciamo, strutturalmente valida. So che è la più grande caserma medievale d'Europa. A quel tempo, quando io eravamo nel comitato, andavamo al comune a chiedere aiuto, ci promettevano tante cose, poi dopo continuano a promettere e tutto rimane com'era. A fare gli spadaccini, si andava su, ci si illudeva, così, nella nostra fantasia, vedevamo i film, i famosi dei Tre Moschettieri, anche noi si andava su alla Rocca. E chi conquistava il Rocchino vinceva, e quegli altri dovevano fare, ma le nostre spade non erano altro che dei piccoli bastoni dei ragazzi di quell'epoca. Poi c'erano dei pericoli dentro la Rocca, dove dicevano che c'erano le buche che dalla Rocca andavano fino al fiume, perché durante le famose battaglie fra Pisa e Lucca, e coloro che erano di Ripafratta, che si rinchiudevano dentro la Rocca, dovevano attingere acqua dal fiume per portarla su al castello. E comunque è stato un bel periodo quello lì. Io parlo degli anni dal 55 al 65. Quelli furono, per conto mio, i migliori anni della Rocca. Poi c'è stato tutto quello che voi potete vedere. Non lo so. Il declino è stato che la gente ha abbandonato forse l'agricoltura. Cioè, prima la gente si scaldava con la legna e senza volerlo, andando a fare legna sui monti, anche intorno alla Rocca, faceva la legna per riscaldarsi e nel frattempo pulivano l'ambiente. Prima c'era il focolare e basta, no? Il famoso focolare domestico. E niente, oggi è tutto, come potete vedere, è tutto. Poi con l'andata del tempo le cose sono state abbandonate, la Rocca è diventata un pericolo, infatti è segnato, ci sono i segni di pericolo, bisogna stare attenti a guardarsi sempre in alto, perché la vegetazione è penetrata nelle mura e crea dei problemi. C'era un tunnel che dalla Rocca portava all'incendio, una galleria, diciamo. Lo dicevano, c'erano dei ragazzi nel Novecento che andavano a finire in fiume, nel Novecento però. Prima della guerra mondiale c'era, anni 905, l'anno di via, diciamo. Che per tante crepe sono venute in tempo di guerra, nel 43-44. Lì bomba, ci faceva l'orto. Bomba? Bomba, che stava a mia madre. C'era l'orto, ci tagliava il piano per le bieste e tutto. Vedi?
La pulizia era quella lì. Era quella lì, sempre pulita, ci andava giù a pallone. Se avessi visto che il lavoro tutto bello pulito, wow. C'era meli, c'era anche frutti dentro la rocca. Non ti ripenso. E quel giorno che sarà lassù, noi che si giocava a pallone, apparisce Guidola, veniva da. C'è una scalinata, no? Si vede di lì, no? Veniva di là giù dalla scalinata. Io sempre sentivo dire che quella scalinata andava di là da fiume. Dentro il fiume, a prendere l'acqua. Sì, e più anche per riscappare se quando facevano le guerre di Pisalucca. Ah. Hanno parlato anche delle osse lì, la scappatoia come fanno nei castelli, sì, quella affare lì. Era divertimento, era dell'orista, andava lassù una squadretta e si giocava a pallone, però se ti schiappava la bomba veniva a scappare. C'era l'orto, il coso, il pozzo, c'era il pozzo dentro lì, c'era un bel pozzo. Ora è tutto abbandonato, c'è pruni, non so, mai sono più stato. No, nemmeno io. E il secondo giorno di Pasqua si andava a merendino. Si andava sempre lassù dentro la rocca a fare tutte quelle cose. Ci fu anche, mi ricordo negli anni 70-80, quegli anni lì, ci vennero per fare degli scavi alla rocca. Degli scavi alla rocca che per conto mio è stata la rovina della rocca. Perché prima era tutto intatto, tutto bene, si poteva camminare tranquillamente, salire anche alla buca per vedere il Pisa, eccetera, eccetera. Dopo questi scavi che sono stati fatti, la vegetazione ha vinto le mura, diciamo. E d'intorno c'era tutto pulito, tutte le piane erano tutte pulite, non c'era né una cascia, niente, tutta erba rasata. È perché la gente a quel tempo si serviva di questi prodotti della terra, erba e legna, e tenevano senza volerlo pulita la rocca. Poi ci fu questa illuminazione, faceva un effetto tremendo la sera, vedere quando si arrivava al buio del paese e vedere questa rocca illuminata. Poi i vandali hanno voluto spaccare tutto. Tutto hanno spaccato. Nel settembre 2013 abbiamo tenuto la prima festa della Rocca a Ripafratta. È stato un evento molto importante per noi perché per la prima volta siamo riusciti a portare oltre 200 persone a visitare i nostri beni storici, non soltanto la Rocca ma anche le torri e non soltanto i nostri beni storici ma anche il nostro ambiente fluviale, montano, il nostro territorio nel suo complesso. È stata una grandissima soddisfazione per la nostra associazione e per tutte le associazioni che hanno contribuito all'organizzazione. Questo per noi segna un punto di svolta, è un momento importantissimo perché significa aver portato fuori da Ripafratta la questione della rocca, che è una questione non soltanto di giustizia storica ma anche di sviluppo, di turismo, di crescita economica e occupazionale, ma anche e soprattutto di crescita culturale, perché abbiamo un patrimonio straordinario qui, anche qui a Ripafratta, sì. Thank you.
anche sul paesaggio circostante. Come se un certo tipo di degrado fosse quasi contagioso. Come se il destino millenario della rocca fosse legato in qualche modo misterioso alle case e alle persone. Qui, il tempo sembra essersi fermato, in attesa di un risveglio che ancora non è avvenuto. Di Ripafratta è già un monumento conosciuto e frequentato dagli escursionisti e tra l'altro esistono dei sentieri che portano alla rocca, uno molto facile che appunto parte direttamente da giù, dal paese di Ripafratta. Il sentiero da Via Silvestro Lega a questo punto è da dichiarare chiuso perché non è percorribile, profonde solchi lo attraversano e quindi diciamo andrebbe chiuso. Ripafratta è servita benissimo da una linea ferroviaria che collega due grandi città, quella di Pisa e Lucca. Tra l'altro teniamo conto che Pisa ha un aeroporto internazionale e quindi vi assicuro, io spesso con le mie escursioni uso il treno per spostarmi e continuamente vedo turisti che a volte si affacciano anche dal finestrino perché sono incuriositi da questo monumento. La stazione, tra l'altro, una stazione in abbandono, potrebbe diventare un punto di partenza per le escursioni e non solo, quindi a piedi e le escursioni dirette alla rocca, ma anche escursioni magari a cavallo oppure col fatto che c'è il cerchio o l'Ozeri con escursioni in canoa. Si potrebbero fare tantissime cose. Pensiamo all'esempio di Pomarancia e la Rocca Sillana, ecco, quindi una rocca che è stata restaurata e che attira tantissima gente. Qui sarebbe ancora più facile perché veramente siamo a due passi dal paese, siamo a due passi dalla stazione. Attraverso i nostri social network parliamo spesso della rocca, promuoviamo il territorio in continuazione e quindi già noi sappiamo che tutte le persone che arrivano dall'Italia e dall'estero arrivano anche grazie a noi. Abbiamo pubblicato insieme alla provincia, al CAI e altre associazioni del territorio questa mappa che appunto si vede benissimo, Montepisano, la carta escursionistica 1 a 25.000, dove appunto anche qua vediamo che il sentiero 00, che è questa traversata che collega Ripafratta al Castellare di San Giovanni alla Vena, appunto parte proprio da Ripafratta e dalla Rocca. Tante cose sono state fatte. Il problema, secondo me, è che vengono finanziati dei progetti che poi vengono realizzati in un certo arco di tempo e il futuro non è finanziato, ecco, e quindi solitamente si perdono un po' gli sforzi del passato. Ma io credo che sia arrivato il momento di mobilitarci tutti, noi cittadini, associazioni, perché qualcosa va fatto. Potremmo fare altro che bene per Ripafratta, che è un paese, scusatemi, ma io lo vedo come un paese abbandonato, e un paese dormitorio forse, non lo so. Un luogo che ha una grande energia, un luogo selvaggio, un luogo di confine, si sente questa cosa proprio camminando su sentieri. E dicevo, noi non dobbiamo considerare solo la rocca, ma anche tutto il sistema difensivo della Repubblica Pisana, perché è fantastico anche vedere proprio come sono localizzate le varie strutture. Quindi sicuramente la rocca insieme alle sue torri. Oggi,
un muro di boscaglia divide il paese dalla rocca. La vegetazione ha conquistato quello che una volta apparteneva ai signori. Altre forme di vita popolano queste mura, altri sogni smisurati. Nuovi ed intensi combattimenti avvengono in questi spazi. Queste pietre sono indizi muti di un tempo perduto. Per quanto tempo ancora testimonieranno il glorioso passato di Ripafratta?